Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, oggi andiamo a commentare la partita svoltasi al Senigallia di Como, dove ha visto un pareggio tra Pisa appunto e Como, 2-2. Bene, che dire, un primo tempo dove Pisa è stato un po' all'inizio, diciamo così, in difficoltà, perché un Como è stato un Como aggressivo e quindi abbiamo subito al decimo il gol di Cutrone. Dopodiché è stato concesso un rigore a parte all'arbitro che secondo me generoso, io direi generoso, insomma, alla fine comunque il nostro Nicolas para il rigore e salva, diciamo così, la partita, salva la partita. Dopodiché abbiamo visto un Pisa dove è stato preso un palo, dove Liozzi ha sbagliato, gol praticamente fatto, e quindi Tramoni al 43esimo porta il risultato in parità, meno male, porta il risultato in parità, e quindi 1-1. Io tra l'altro ero in quel di Como, quindi vista sul campo la partita bene. Dopodiché nel secondo tempo Pisa, dove abbiamo visto Pisa che ha reagito e ha reagito bene, e poi è entrato Gaetano, nostro Masucci, e ha fatto un Eurogol veramente veramente bello, un gol da incorniciare, diciamo così, ma non è valso, perché poi da Riva allo scadere, diciamo così, del quinto di recupero ha segnato il 2-2. Bene, questa è stata, diciamo così, la partita. Ora io vorrei andare a analizzare un po' il centrocampo che non va, e io ho sempre detto, no, se vi ricordate, che se il centrocampo non funziona il resto fa fatica, e fa fatica, quindi il mister deve lavorare sul centrocampo, non c'è niente da fare. Touré che non ha dato, secondo me, la spinta giusta al centrocampo dove dove Mastinu è andato in difficoltà, spesso e volentieri. Marin, ma poteva sicuramente fare meglio. Marutan, una spinta indescrivibile. Tramoni lo stesso. Liozzi sbaglia e non va assolutamente bene. Poi è inutile fare i cambi e mettere dentro Ionita. Cioè, ragazzi, questo è il discorso. Avete visto bene la partita? Io l'ho vista. Poi magari, e io aspetto i vostri commenti qua sotto, perché può darsi che io veda una partita diversa, oppure sbagli nel commentare la partita, e quindi mi farebbe piacere avere i vostri commenti e avere i vostri riscontri. Tanto Ionita su 4 palloni ne ha persi 6. Cioè, non funziona in questa maniera, non va, non gira, non c'è niente da fare. Allora, o evitiamo o compriamo un centrocampista. Non ci sono vie di sola, non c'è alternative. Poi, per l'amor di Dio, il mister dice calciomercato chiuso. Sì, va bene, per carità, io, per l'amor di Dio, centrocampo in questa maniera non funziona, manca la spinta del centrocampo, né più né meno, secondo me, questo è un parere mio, per l'amor di Dio, parere mio, da quello che abbiamo visto alla partita, quelli che sono stati i risultati della partita, va bene, anche se poi alla fine non il Como riusciva a pareggiare, cioè i deficit sono quelli, non è che se magari si vinceva allora, no, la partita è stata quella. Se poi eravamo certamente contenti, la vittoria, 3 punti in tasca, d'accordo, però se andiamo a vedere, andiamo a valutare bene la partita, non è successo niente, perché alla fine abbiamo pareggiato, va bene, abbiamo preso un punto fuori casa, stiamo ricalcando quello che è stata all'andata
Torre Grossa ha pareggiato all'ultimo minuto e ieri D'Ariva ha pareggiato all'ultimo minuto, cioè all'ultimo minuto, allo scadere, va bene, vedete voi. Però questo è il discorso. C'è un centrocampo che secondo me non va. Quindi o si lavora bene sul centrocampo o si prende un centrocampista, perché insomma un centrocampo con gli unità dentro secondo me è un centrocampo che non gira, non funziona. E io non avrei tolto sicuramente Touré, ma nel senso avrei messo Nagy al posto di Mastino. Ma poi magari mi sbaglio, non lo so. Comunque ripeto, aspetto i vostri commenti. Io Nita sicuramente non l'avrei fatto giocare, sicuramente. Poi è entrato Moreo. Vabbè, Moreo deve prendere ancora, insomma, si deve trovare con i compagni, quindi eccetera eccetera, insomma, comunque ha fatto vedere qualcosina, e ha fatto vedere qualcosina. Io che dire, vado a vedere insomma un po' il tabellino. Dice 20 tiri totali per il Como, 14 per il Pisa, in porta 7 il Como, 4 il Pisa. Questo riesce dal tabellino, quindi né più né meno. Poi si può dire magari c'è stato anche un tiro in più da parte del Pisa, d'accordo, però alla fine il tabellino recita questo, cioè recita fondamentalmente un qualcosa che io sinceramente da questa squadra mi sarei aspettato di più. Io ho sempre detto che questa squadra era all'80%, poi quando il centrocampo fa fatica a lavorare, ovviamente Canestrelli poteva fare meglio, sicuramente poteva fare meglio. Marutan, meno male che c'è Marutan, perché sennò altrimenti non so come finiva ieri. Bene Nicolas, benissimo, non è colpa sicuramente del portiere, due reti sicuramente. Alla fine un Canestrelli che si poteva muovere meglio. Questo è quello che ho visto io, ripeto, e aspetto i vostri commenti, perché a questo punto già da qualcuno, qualcuno aveva ancora, non mi ricordo, ma qualcuno aveva commentato proprio il discorso del centrocampo. Ma io l'avevo detto già da non so da quanto, che in questa maniera, poi se vogliamo dire, Ionita è il faro illuminante del Pisa, come ha detto il mister, per l'amor di Dio, ognuno ha il suo punto di vista. Il mister vede bene, vede meglio di me sicuramente, più bravo di me, ci mancherebbe altro, ma per carità, solo un commento, che secondo me così non va a centrocampo. Poi ripeto, io aspetto i vostri commenti e le vostre opinioni sul discorso centrocampo, che ieri secondo me non ha funzionato come doveva funzionare. Bene, io mi fermo qua. Vi ricordo che purtroppo la trasmissione Noi Siamo Nerazzurri non andrà in onda lunedì, ma per problemi miei di lavoro. Quindi niente, comunque riprenderemo a breve, abbiate pazienza, portate pazienza. Io che vi devo dire, io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima.